RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Bentornati da Elisa Fontana con un nuovo appuntamento di 3 minuti con. Oggi entriamo nel mondo dei musei, in particolare delle ceramiche, e lo facciamo con la direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, la dottoressa Claudia Casali, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno dottoressa, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Benvenuta quindi a Radio Montorfono, e noi oggi vogliamo entrare con lei appunto nel mondo dei musei, ma delle ceramiche. Il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza è stato fondato nel settembre del 1908, alla conclusione della grande esposizione internazionale dedicata appunto ad Evangelista Torricelli, che ospitò i prodotti di molte manifatture italiane ma anche europee. Andò poi distrutto a seguito dei bombardamenti del 44 e da lì si riavviò la sua ricostruzione. Dottoressa, che cosa troviamo oggi nel Museo di Faenza? Il Museo di Faenza è la più grande raccolta al mondo dedicata all'arte ceramica. Possediamo circa 55.000 manufatti che coprono un arco temporale che va dal secondo millennio avanti Cristo fino ai giorni nostri, per tutte le epoche diciamo e per tutte le nazioni e aree geografiche. Quindi è veramente un racconto di una storia e della nostra civiltà praticamente, perché tutte le grandi popolazioni, tutte le grandi civiltà hanno sempre adottato la ceramica come oggetto, come manufatto popolare, ma che è diventato poi anche artistico. Quindi nel nostro museo ci sono tante raccolte ben allestite, ben spiegate al pubblico. Una delle eccellenze può essere la raccolta precolombiana, con i manufatti Maya, Aztechi, Inca, per dare un chiaro riferimento ben conoscibile al pubblico, che è la seconda collezione extraterritoriale al mondo, e di questo abbiamo non solo le ceramiche ma anche i tessuti e alcuni manufatti in osso, conchiglie e altro. E poi c'è la grande sezione dedicata ovviamente alla maiolica italiana, che questa non è solo una peculiarità faentina. Faenza è conosciuta in tutto il mondo con il termine di faience, che è sinonimo di maiolica, però appunto l'eccellenza della maiolica, l'eccellenza della ceramica in generale sono patrimonio italiano, patrimonio nazionale, quindi abbiamo questa importante sezione, per poi arrivare a quello che è il nucleo contemporaneo, che accresce la propria quantità, il proprio numero di anno in anno, anche grazie al nostro prestigioso premio internazionale dedicato appunto alla scultura ceramica contemporanea. E quindi la sezione contemporanea è un work in progress. Il nostro visitatore non è mai stanco e torna, poiché ogni 6 mesi circa cambiamo allestimenti per mostrare proprio i manufatti che sono anche nei nostri depositi. Ovviamente dei 55.000 pezzi non tutti sono esposti, solo 20.000 sono esposti, il resto sono nei depositi. Appunto questo, che noi chiamiamo turnover, serve appunto a mostrare e a valorizzare il nostro patrimonio. Tutto il patrimonio disponibile. Sento, una bellissima realtà indubbiamente, visto che tocca anche diversi periodi storici, ma il museo non è famoso solo per le ceramiche, è famoso anche per il premio Faenza, appunto premio per i ceramisti, che è nato nel 1938. Chi sono i ceramisti moderni? Noi abbiamo chiuso la 59esima edizione del premio Faenza proprio quest'anno a gennaio e abbiamo avuto veramente un grandissimo successo di pubblico e soprattutto di stampa. Ceramista moderno oggi è colui che riesce a dialogare con i tanti linguaggi della contemporaneità e soprattutto con le tematiche della contemporaneità. L'opera, come sempre, deve raccontare la storia e l'attualità. Ha vinto il premio Faenza Over 40 una artista di Albissola, un'artista ligure, Silvia Celeste Calcagno, che ha fatto una sorta di provocazione attraverso questo suo lavoro di tantissimi tasselli
diciamo fotoceramica, anche se non è proprio la tecnica da lei utilizzata, perché lei ha una tecnica molto particolare, dove racconta la femminilità, la problematica della donna oggi e il chiaro riferimento ai tanti femminicidi. Quindi questo è un'opera, era un'opera importante, che non era realizzata solo in ceramica, il supporto ovviamente era quello, ma c'era anche un audio, un sonoro e un parlato, che era una sorta di mantra poetico dell'artista. Quindi oggi l'artista, oggi il ceramista, oggi chi fa ceramica deve riuscire a dialogare veramente con tante possibilità che l'arte contemporanea dà, fornisce ogni giorno, anche facendo riferimento a tematiche molto attuali. Ascoltiamo adesso un brano e ci ritroviamo in studio tra un momento. Minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Entriamo in studio sulle note della cometa di Halley di Irene Grandi. Siamo in compagnia della dottoressa Claudia Casali, appunto direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Con la dottoressa abbiamo cominciato a conoscere un po' una delle eccellenze del nostro bel paese. E io le chiedo, quando si può visitare il museo? Quali mostre sono in programma da qui in avanti? Noi abbiamo due orari, uno invernale e uno estivo. L'orario invernale
chiude il 31 di marzo e ha diciamo dal 1 novembre al 31 marzo un orario un po' ridotto, ovviamente dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13.30, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30, mentre l'orario estivo parte dal 1 di aprile e dura fino al 31 di ottobre, ogni giorno escluso il lunedì, dalle 10 alle 19, quindi c'è un'ampia apertura al pubblico. È chiuso il lunedì non festivi, il 1 di gennaio, il 1 maggio, il 15 di agosto e il 25 di dicembre. Per il resto siamo sempre aperti. Quindi è una, tra l'altro è anche un museo collocato strategicamente vicino alla stazione di Faenza, che è molto servita dalla linea che collega appunto Bologna al nord e al sud, e quindi è una posizione strategica sulla via Emilia, e il museo dista esattamente 100 metri dalla stazione, quindi è facile senza utilizzare la macchina venire, prendere il treno, visitare il museo e poi tornare alla propria casa. Quest'anno avremo una mostra molto bella, un progetto europeo che ha coinvolto 11 realtà museali europee, inaugura il 22 di aprile ed è dedicato agli stili di vita attraverso la ceramica dal barocco ai giorni nostri. La ceramica è vista appunto come un elemento che va letto per raccontare la storia di una comunità, di una civiltà, e l'evoluzione dell'oggetto ceramico è funzionale appunto anche al cambio di uno stile di vita. Le faccio l'esempio. La bevanda del caffè si diffonde soprattutto nel Settecento, ma non avevamo caffettiere o tazzine da caffè. Quindi le prime tazzine da caffè vengono mutuate attraverso la Spagna, hanno un piattino che fa anche da contenitore e la tazzina non aveva assolutamente il manico, ad esempio. La cioccolata idem, bisognava inventarsi un versatore per la cioccolata che è differente da una caffettiera o da una teiera. E quindi i ceramisti, gli artigiani, si inventano degli oggetti funzionali. Ma poi pensiamo invece in epoca moderna, XX secolo, soprattutto il secondo dopoguerra, il ruolo fondamentale che ha avuto la piastrella industriale per l'igiene della casa, sia per i bagni che per le cucine. E quindi la ceramica è entrata nella vita quotidiana anche per cambiare esattamente il modo di vivere delle persone. Ecco, la mostra, adesso io ho fatto tre piccoli esempi, ma si disloca appunto nella nostra grande sala espositiva con oltre 230 pezzi, e abbiamo cercato anche di creare dei piccoli ambienti arredati con mobili d'epoca, in modo da dare anche un po' il senso del passaggio del tempo e di quelle che erano le peculiarità anche dal punto di vista dell'arredamento di ciascuna epoca. Quindi è un progetto molto ambizioso che dopo Faenza farà tappa in Inghilterra, poi a Tallinn e a Riga, per concludersi appunto nella primavera del 2017. Perfetto, direttrice, io la ringrazio tantissimo davvero per averci dato anche questi spunti e queste informazioni. Le chiedo, avete sicuramente, perché io l'ho visitato, se vuole dire anche qual è il vostro sito internet, in modo tale che magari i nostri radioascoltatori si possano appuntare gli appuntamenti prossimi. Certo, noi abbiamo una newsletter settimanale e quindi anche è interessante che si iscrivano alla newsletter che trova appunto nel nostro sito, che è www.micfaenza.org. Perfetto, grazie mille, io vi do appuntamento alla prossima intervista, grazie. Grazie, buona giornata.